Mister Uliano, il Cerminare vince 1-0 in Coppa Italia dopo un turno di riposo forzato, tanti cambi, una squadra che sulle gambe ha risposto alle aspettative. Dall'altra parte una Battipagliese che anche se in Coppa Italia però vogliosa di far bella figura davanti al nuovo allenatore, diciamo è stata una buona gara, buone individualità, buone indicazioni, il campionato è tutt'altra cosa. No, e questa era comunque una partita vera, voglio dire, noi incontravamo una squadra importante, perché secondo me la Battipagliese è una squadra importante di categoria, hanno avuto giocatori che comunque hanno fatto pure campionati importanti. E loro sono venuti qua, hanno fatto la loro partita, hanno fatto una buona partita, penso pure noi, noi a tratti abbiamo espresso un buon gioco, poi a volte di meno. Però sull'aspetto sono contento, perché pure sull'aspetto caratteriale stiamo crescendo, perché quando si deve soffrire si soffre, quando si deve giocare si gioca. Ma soprattutto al di là del carattere, da quello che si è visto, sono 20 gli uomini in campo su cui poter contare, un'intera rosa, cosa che nella scorsa stagione non c'era, ma al di là di tutto ciò si vede che è una squadra pronta per incontrare il Faiano, che ricordiamo viene da due risultati utili, ha pareggiato anche in Coppa Italia, quindi è una squadra da temere in un campionato molto equilibrato già dalle prime battute. Certo, no, io ai ragazzi ogni giorno gli dico che qua nessuno è il titolare inamovibile. E voglio dire, tutti si giocano una maglia, però voglio dire, con la dovuta educazione, allenandosi bene, facendo ognuno il proprio lavoro. Niente, per quanto riguarda il Faiano, è una squadra, secondo me è una squadra importante, allenata da un allenatore che in queste categorie fa la differenza. L'anno scorso è stato un anno poco sbagliato da parte loro, però comunque hanno raggiunto l'obiettivo della salvezza. Una buona reazione, una buona gara infrasettimanale, però il campionato è tutt'altra cosa. Ma penso di sì, a me interessava quello, è un giorno che stiamo, lunedì pomeriggio li ho conosciuti, abbiamo lavorato un'ora e mezza, ma lavorare soprattutto non tanto di campo quanto di testa, perché una squadra come la Battipagliese viene qua, viene due partite, prendere sei gol è dura da digerire, a detta di tutti è una squadra che eventualmente potrebbe andare avanti, però bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, e la realtà non si discosta da quelli che sono i numeri. Io ho badato soprattutto a cercare di mantenere le distanze, sapevamo di venire in una gara di Coppa Italia andata e ritorno, dove sicuramente la squadra avversaria è ben consolidata in categoria, c'è giocatori che eventualmente giocano da tanto tempo insieme, una squadra rapida, veloce, hanno una conformazione dal punto di vista tecnico abbastanza forte per la categoria. Noi sapevamo di incontrare questo, abbiamo fatto il nostro dovere, a me interessava semplicemente lo spirito di reazione dopo le brutte batoste che abbiamo subito e soprattutto grande sacrificio, affinché ci siamo stati in campo, abbiamo mantenuto le distanze, non abbiamo concesso granché agli avversari, mi sta tutto bene, perché abbiamo fatto sicuramente una buona partita dal punto di vista squisitamente tattico e da non concedere, e su due partite fra 15 giorni poi vediamo. Invece il campionato recita diversamente, il tuffo del campionato sarà diverso, anche perché lì ci saranno tre punti importanti, soprattutto ci sarà la classifica, anche se siamo alle prime giornate, è una classifica brutta, ma è sempre brutto partire da giù. Guarda, io ti dico la verità, stasera non è che abbia messo la squadra in virtù di, ho cercato di mettere gli stessi uomini che hanno giocato fino adesso, non so domenica cosa farò e quali saranno gli uomini. Perché è giusto che si affrontino partite per partita, a noi interessa sicuramente ogni prestazione, loro devono mentalizzarsi affinché i risultati ci possano ridere sempre, però chiaramente abbiamo anche una partita fra 4 giorni dove bisogna dare un trend inverso a quella che è la classifica, e mi aspetto un'ulteriore eventualmente reazione, ma soprattutto speriamo di avere la forza, perché non sono ancora in grado di decifrare quale sia la forza di questa squadra, ahimè lo dico, non ci sono, eventualmente sono uno molto umile, sono un uomo di campo, per cui non riesco ancora a decifrare questo. Però mi auguro che soprattutto riusciamo immediatamente a catechizzare il tutto affinché ci possa ridere il risultato domenica.